Ma buonasera. Niente, questo è soltanto un piccolo avviso. Avviso perché la dieta sarà fatta per ultimo domattina e sarà invece il primo a essere fatto per la settimana prossima, venerdì. Quindi ci troveremo due diete freschi freschi. E domani però ci sarà un altro oroscopo. I pesci, le caratteristiche dei pesci. Ok? Quindi andiamo a vedere quali sono i pregi, i difetti, i pianeti, che tipo di segno è questo dei pesci per la prima parte. Poi vi ricordo che prima e la fine dei pesci andiamo a fare la seconda parte dell'oroscopo dei pesci facendo i 3 mesi successivi, così esattamente come abbiamo fatto con la rete, con l'acquario. Stiamo inaugurando delle cose nuove. Stasera ho preso le sibille. Perché ho preso le sibille? Non lo so, non me lo chiedete perché voi sapete che io faccio le cose in un modo molto apparentemente irrazionale. Cosa ci vogliono dire le sibille stasera? Non lo so. Adesso le ascoltiamo. Facciamo una cosa, le ascoltiamo. Vediamo che cosa ci vogliono dire le sibille stasera mentre io dovevo dare solo gli annunci sui vari. La vecchia, ragazzi. La speranza. Forse ci vuole dare la speranza. Con tutte queste brutte notizie che ci martellano, forse è quello. Cosa ci stanno dicendo questi pettini? Questa sibilla stasera che non mi cominciano a piacere. Ah, ci deve essere qualche messaggio per qualcuno. Quello è il problema. E vi dico qual è il messaggio. Non. Non lasciarti abbattere. Da una situazione che in questo momento è pesante, ok? In cui ti senti legato e contemporaneamente vorresti andare via. Non lasciarti abbattere da quelli che sono stati i pettegolezzi, le chiacchiere, le persone. Ricordati di mantenere viva la speranza. Allora, vi dico che cosa vedo in queste carte. Io vedo il messaggio dato a qualcuno che si è dovuto allontanare. Una situazione che tra l'altro non è nuova, ok? Qui ci sono situazioni di lungo, lungo tempo. C'era forse la speranza di qualcosa di nuovo, invece questa situazione si è fermata. Si è fermata perché c'è stata una sorta di ci sono stati litigi, ci sono state delle parole di troppo. Qualcuno di voi, dopo queste parole di troppo, potrebbe aver cercato altrove la consolazione. Potrebbe aver cercato in situazioni che forse era meglio non trovare a priori la consolazione. Adesso però si è reso conto del danno che ha fatto. Si è reso conto di quanto questa situazione diventa più pesante della situazione iniziale. Ok. Quindi, beh, io credo c'è sempre lo spazio. Il tempo, la voglia, se c'è la voglia di tornare indietro, vediamo un attimo che cosa ci dicono, però credo che vi stiano consigliando così a guardare di andare via, di fuggire da una situazione che non è chiara, che vi imprigiona in qualche modo. La morte, ragazzi, manco a dirlo, dovete andare via da questa situazione. Qui ci sono gelosie di quelle orbe. Una disgrazia. Allora, non lo so perché c'è questo messaggio questa sera, però ve lo dico subito. Qualcuno di voi, a seguito di litigi, pettegolezzi, parole di troppo, si è andata a rifugiare in una situazione che era meglio dove. Che non toccava, che è stata consolatoria per un po'. Qualcuno potrebbe essersi rifugiato anche verso amici, ok, che sono stati consolatori, però state attenti, non è la situazione ideale, dovreste andare via da questa situazione. Dovreste tornare da dove siete venuti. Questo mi dicono le carte, dovreste tornare da dove siete venuti o andare via definitivamente da tutte e due le situazioni, perché
perché questa situazione per come oggi vi porterebbe soltanto, soltanto lacrime in questo momento. Ok? Ragazzi, un massaggio così io non l'avevo dato mai. Veramente ho quasi paura a mandare questo video, però lo mando, che devo fare. Vabbè, ci vediamo domani. Bye bye.